Sottanelli, una fase politica molto particolare è questa. Per quanto riguarda il discorso delle provinciali, si sta creando un nuovo asse a livello provinciale. Un asse che è stato più che altro determinato dagli altri, perché i sovranisti hanno fatto la loro lista di destra, il PD ha fatto l'alleanza col Movimento 5 Stelle, noi abbiamo preso atto, noi tra virgolette azione insieme ai civici, quindi in questo caso con Paolo Gatti abbiamo fatto una lista Renew Teramo, che è di ispirazione dei Renew Europe, che è il gruppo parlamentare nel Parlamento europeo dove ha aderito Carlo Calenda, quindi con dei valori ben precisi, liberali, democratici e centristi. E quindi noi stiamo facendo solamente il nostro lavoro, ci stupisce tutto il nervosismo che questa cosa sta creando sia a destra che con il PD, ma noi stiamo solo lavorando e facendo il nostro mestiere, cioè quello di a un rinnovo, un appuntamento elettorale, di mettere a disposizione i nostri candidati, le nostre energie per cercare di portare i nostri uomini all'interno dell'istituzione provincia a Teramo. Tortoreto in azione è un modello tipo Roseto, cioè il percorso potrebbe essere quello o è ancora prematuro questo ragionamento? A Roseto abbiamo avuto azione insieme a 5 liste civiche che avevano delle ispirazioni e delle connotazioni ben precise, c'era quella degli under, dei giovani, quella del commercio e del turismo, quello del civismo e dell'associazionismo, erano più liste civiche e azione, quindi era un progetto complesso e completo. Qui questa mattina Tortoreto in azione è l'inizio di un cammino, mi auguro importante, un primo passo di azione che si sta organizzando qui a Tortoreto. C'è a primavera il rinnovo del Consiglio Comunale, azione ci sarà. Noi siamo aperti, quindi oggi ci stiamo solo organizzando noi, poi ci confronteremo con tutti quanti gli altri gruppi per cercare di convergere su un programma e su una squadra che possa dare a Tortoreto un futuro di crescita e di sviluppo per i prossimi 5 anni. Questo è il nostro obiettivo, quindi è un primo passo quello che facciamo oggi.